quindi con lui come devo essere? Più friendly o meno friendly? Oi Roby, c'è il Bertino di là che è incazzato nero, è da mezz'ora che cerca di parlarti, ma c'è sempre il telefono occupato. Cacchio, senti, devo richiamare, così mi dici se con lui devo essere più friendly o meno friendly, ok? No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Ma se fossi mediamente friendly e un po' più scherzi, non dirmi niente, ti richiamo io, ti richiamo io, pensaci. Chiami la tua psicanalista col telefono aziendale. Ma no, era un'amica, fa la chirurga, giusto a cuori rotti. Ci piace chiacchierare mentre siamo al lavoro. Ah, non sapevo soffrissi di cuore. Infatti stavo benissimo fino a che qualcuno non me l'ha spezzato. Ah, colpa del colesterolo cattivo. No, colpa di un collega stronzo. Vabbè, comunque appena puoi, fa uno squillo ad Albertino che aveva bisogno di parlarti, ok? Va bene, lo chiamo subito, grazie Pollo. Ciao Mari! Ciao Roby, sono venuta a riportarti Glam. Grazie. Ma quei due sono ancora in onda a fare dediche e confidenze? Eh sì, al mondo c'è un sacco di gente che soffre. Soprattutto quelli che ascoltano loro. Ma non li hanno ancora cacciati. Valeria, allora a chi vuoi dedicare la tua canzone? Io vorrei dedicare il prossimo brano al mio fidanzato. Con il messaggio "Batuffolo mio, ti voglio tanto bene e hai portato la luce nella mia vita". Ma che bel messaggio, Valeria! Ma come che bel messaggio? Ma come si fa a dire a uno "hai portato la luce nella mia vita"? Cosa fa l'elettricista? Ma no, ma sono montatore in Madagascar. E allora come cavolo vuoi che faccia sentire la tua patetica dedica a 30 metri sotto l'oceano dall'altra parte del mondo? Beh, magari gliela raccontano. Sì, cavallucci marini. Vabbè, ma dai, ma perché dici così, no? Povera Valeria, è stata carina. Quale miglior modo per lanciare un messaggio al suo amore lontano, là tra le onde? Un foglio in una bottiglia. Vabbè, Valeria, non dagli retta. Fede si diverte a fare l'orso. Quando fa il burbero è ancora più bello, Fede. Dalle mie parti, uno come lui lo chiamiamo stronzo. Ma devo ammettere che con delle fette di prosciutto davanti agli occhi si potrebbe trovarlo anche affascinante. Secondo me, e non lo ammetterà mai, anche lui sotto sotto è perso per me. Ritiro le fette. Tu hai direttamente due cosciotti di San Daniele conficcati nelle retine. Dici che sto coltivando illusioni? Coltivando? Tesoro, la tua è agricoltura intensiva. Lo so, però, cioè, non so come uscirne. Sono nelle sabbie mobili fino a qua. Ecco, il colore diciamo che è quello. Ma lo sai il punto qual è? È che non funzionano le storie tra due persone che sono troppo vicine. Ma cosa intendi dire? Prendi il pollice e l'indice. Non schioccano, lo capisci persino te. È vero. Sono troppo vicini per intendersela. Invece se tu prendi il pollice e il medio, senti come schiocca. Ciao Fede, ciao Vic. Ciao. State andando giù al bar? Ci aspettiamo. Aspettatemi che vi raggiungo. Dai. Hai capito? Hai capito? Sì. Questo non serve assolutamente a niente. Il futuro è un dito più in là. Ok. Pensaci su. Io vado che ti ho fatto perdere tempo prezioso. Ciao. Ma lui è Fede. Lui è Fede. Rispondi, Albertino è due ore che ti sta cercando. Il futuro! Il futuro! Questo è il futuro! E questo è il presente.